Ci troviamo con la dottoressa Graziella Marino, referente dell'ambulatorio Amico e di questo progetto di meditazione di Qigong che sarà fatto per le pazienti oncologiche con tumore al seno. Dottoressa, in cosa consiste questo progetto? Sì, buongiorno. E questo progetto nasce proprio con l'intenzione di aumentare le attività che facciamo all'interno del nostro ambulatorio Amico, che è l'ambulatorio dedicato proprio alla medicina integrata e agli stili di vita, e va a mettere un tassello importante con la meditazione mente-corpo e l'attività di Qigong, che è un'attività che è dimostrata scientificamente avere un effetto benefico sulla gestione degli effetti collaterali che hanno le pazienti durante i trattamenti, sia medici che chirurgici, gli effetti collaterali che purtroppo possono inficiare anche sull'aderenza alle terapie. E quindi abbiamo fatto questa collaborazione molto importante, una rete, una sinergia col territorio, con le associazioni che sono all'interno del nostro ospedale, ad iniziare con Agata, che è l'associazione con cui ho strutturato questo progetto, abbiamo presentato questo progetto a Susan Komen, che ogni anno dà questi contributi agli istituti che hanno dei progetti che si occupano appunto di tumore al seno, e quindi ringraziamo la Fondazione Susan Komen che ha dato questo progetto, ci ha creduto e ci ha finanziato per partire qui nella stanza di Agata con il nostro istruttore che vi presenterò, Gianni Pace, che sarà il nostro istruttore ufficiale per le nostre pazienti. Dottoressa, come fare per partecipare? A chi è rivolto? Le pazienti affluiscono appunto allo strutturato in un modo da selezionare le pazienti che già afferiscono alla nostra struttura, e vengono selezionate per ora delle pazienti che hanno delle caratteristiche per cui sono più adeguate a svolgere questa attività e che afferiscono appunto all'ambulatorio Amico. Per ora abbiamo questa possibilità limitata, ma poi chissà, insomma, le reti che stiamo facendo con le famiglie, con queste associazioni anche con voi, di allargare poi questa possibilità anche per altri pazienti. Con l'istruttore di Qigong Giovanni Pace, dottore, in cosa consiste il Qigong? Ci sono delle indicazioni? Può essere svolto da tutti? Sì, sicuramente è un'attività che possono praticare tutti, essendo considerata un'attività dolce per eccellenza, quindi non richiede delle abilità straordinarie per la pratica. Quindi poi noi ci baseremo sicuramente su quella che è la condizione di ciascuno, di ciascuna paziente, quindi per andare a stimolare proprio questi processi di attivazione dell'energia vitale che è insita in ogni soggetto. Però noi daremo quegli strumenti per trovare la strada, il canale giusto per stimolare queste energie, che sicuramente poi si ripercuoteranno su quella che è la condizione di salute generale di ogni individuo. Dottor Alexio Stodas, direttore facente funzioni dell'unità operativa complessa di chirurgia senologica. Quello di oggi è un progetto che si affianca all'attività della Breast Unit a sostegno delle pazienti oncologiche. Siamo molto contenti, molto orgogliosi di poter offrire un ulteriore strumento nella prevenzione e nella cura, oltre alle terapie tradizionali, alle nostre pazienti, che le possono aiutare a superare un momento difficile e a evitare problemi poi in futuro. Con l'assessore Gliaschera, un progetto innovativo per le pazienti oncologiche del CROB, un istituto che possiamo definire anche il fiore all'occhiello della città di Rio Nero in Vulture. Indubbiamente il fiore all'occhiello per la città di Rio Nero in Vulture, un progetto innovativo che si inserisce perfettamente nel percorso di cure che si svolge all'interno di questo istituto di ricerca e cura molto importante, non soltanto per il territorio di Rio Nero in Vulture, come ben sappiamo. Un progetto innovativo che cerca di mettere in relazione mente e corpo, ed è un'innovazione perché, insomma, sappiamo ormai da tempo quanto la mente e quindi anche un percorso di tipo interiore nonché psicologico possa sicuramente supportare le pazienti e i pazienti nel loro percorso di cura e
per rallentare in qualche modo, anche affrontare meglio il decorso della malattia che colpisce i tanti pazienti di questo istituto. Quindi indubbiamente un tassello in più rispetto a ciò che già il CROB e i suoi medici danno al nostro territorio. Presidente Rosa Gentile, un importante progetto per le terapie integrate per il tumore al seno. Sì, un percorso avviato per l'umanizzazione delle cure. Si lavorerà qui all'interno della nostra sede alla CROB di Rio Nero. È importante per questo inizio perché se dall'efficacia delle azioni si possono attivare strutture sulla medicina e le terapie integrate, per noi sicuramente è un grande raggiungimento di un obiettivo. Con la presidente di Susan Komen Basilicata, qual è l'importanza di questo progetto? La Komen Italia collabora da sempre con tante associazioni che aiutano nella divulgazione della propria mission a livello territoriale. Anche in questo caso questo è un esempio proprio più ultimo, più recente, perché grazie ai fondi che dalla nostra associazione sono stati raccolti nello scorso anno è stato possibile finanziare il progetto che è stato presentato dall'associazione Agata presso l'ex CROB di Rio Nero e attivare nell'ambulatorio amico il progetto del Qigong. È un'iniziativa sicuramente importante, un avvio delle terapie integrate all'interno dell'ospedale oncologico e sicuramente un'azione sinergica con quello che direttamente noi facciamo sul territorio attraverso i nostri volontari, i medici che ci sostengono, ma soltanto con le sinergie con altre associazioni e con la rete ospedaliera regionale è possibile davvero riuscire ad arrivare con questa iniziativa di vicinanza alle donne che affrontano la malattia del tumore del seno in maniera molto più incisiva. Con il direttore generale del CROB, insomma, l'importanza di questo progetto per le pazienti oncologiche. Un ulteriore progetto destinato alle pazienti oncologiche operate di tumore al seno è un progetto sempre che va ad integrare il rapporto che abbiamo con loro nell'ambito di quella che definiamo la medicina integrata. È un progetto che si basa sulla meditazione al fine di riconoscere maggiormente il proprio corpo e poi soprattutto migliorare la nostra psiche interna nell'accettazione della nostra patologia. Ci auguriamo tutti che questa esperienza, come tante altre che stanno nascendo e che stanno portando avanti, possano dare i loro frutti nell'ambito del percorso che abbiamo avviato già da tempo sull'umanizzazione delle cure.